For a few hours, Pope Francis became a professor at this Roman university. Although many teachers and students went out to greet him, there were not just students among them. Universitario, questo? Quasi, quasi. Pope took dozens of selfies before beginning his lesson. Then four students asked questions. One was this Syrian refugee whom the Pope brought back from the Greek island of Lesbos. She's a microbiologist and now researches at the university. Non minacciano la cultura cristiana dell'Europa? The Pope recalled that the attacks in Brussels were committed by young people born in Europe, but who'd not been integrated in society. He also recalled that 1 in 10 Swedes is an immigrant or the son of immigrants, but they are perfectly integrated. E quando c'è questa accoglienza, accompagnare e integrare, non c'è pericolo con l'immigrazione. Si riceve una cultura e si offre un'altra cultura. Questa è la mia risposta alla paura. Perché c'è la guerra e fuggono dalla guerra, o c'è la fame, fuggono dalla fame. Ma quale sarebbe la soluzione ideale? Che non ci sia la guerra e che non ci sia la fame. Cioè, fare la pace, o fare investimenti in quei posti perché abbiano risorse per lavorare e guadagnarsi la vita. Ma se c'è la fame, fuggono. Pope Francis also spoke on global politics and asked that the tone of public debate be changed in order to promote dialogue. Quali possono essere le medicine per contrastare le manifestazioni di un agire violento? Purtroppo è vero, c'è un'area di violenza anche nelle nostre città. Anche la fretta, la celerità della vita ci fa violenti a casa. E tante volte dimentichiamo a casa di dare il buongiorno. Ciao, ciao. Questi saluti anonimi. La violenza è un processo che ci fa ogni volta più anonimi. Ti toglie il nome in una società dove la politica si è abbassata tanto. Sto parlando della società mondiale, non di qui, di tutto. Si perde il senso della costruzione sociale, della convivenza sociale. E la convivenza sociale si fa col dialogo. E per dialogare, primo, ascoltare. It was his first visit to a Roman university, and the students, besides taking notes in their class, also took the opportunity to take dozens of photos with him or to embrace him. It was not an easy visit. 9 years ago, Pope Benedict XVI had to cancel his scheduled visit to another university in Rome because a group of professors protested it. Perhaps Pope Francis' advice that we listen to everyone has helped make the university a place where dialogue can happen.